un fiore che esce da questo fucile, non un proiettile. Sì, i nostri fucili sparano fiori e non piombo. Ecco, perché allora questo impegno, insomma, nelle piazze italiane, in questo caso ad Arezzo, per chiedere di abolire la caccia? Perché vogliamo liberare gli animali dai cacciatori che li ammazzano a fucilate. No, è una cosa che, cioè, gli animali sono di tutti, è un bene dello Stato e quindi noi proviamo ad abolire l'attività venatoria. Quanto tempo avete per consegnare queste firme e come possono aderire i cittadini? Allora, la raccolta firme va avanti fino al 30 settembre e poi dopo ad ottobre consegneremo tutte le firme in Cassazione. E si può aderire nelle varie piazze in tutta Italia perché il referendum è nazionale. E si può aderire, ecco, anche presentandosi agli uffici comunali preposti, quindi l'ufficio anagrafe piuttosto. Sì, si può aderire anche andando nei propri comuni, all'ufficio anagrafe o all'ufficio elettorale. Insomma, questi animali devono essere salvati, questo è il vostro slogan. Noi li vogliamo salvare, l'unico modo che abbiamo in democrazia è questo, portare gli italiani al voto, perché la politica fino ad oggi non ci ha ascoltato e quindi l'unica strada è questa. Come stanno rispondendo i cittadini? Ma, le firme si stanno raccogliendo, sono state fatte più di 100.000, ma ancora abbiamo 2 mesi davanti, quindi il tempo ancora ce l'abbiamo, siamo fiduciosi.